Tutti i partigiani avevano un nome di battaglia, perché? Per non farsi conoscere il nome proprio, così si camuffava il nome e diventava un nome di battaglia, qualunque. Il mio nome era Vittorio, ma da bambino, in compagnia con gli amici, mi chiamavano Toio. Così Toio è rimasto il nome di battaglia. Com'era la vita in montagna? Beh, a volte era triste, più volte che triste che allegra, per i motivi che non c'era niente, non avevamo nessun sostegno da nessuno. Tutto lì perché diventate, si pensava anche molto anche a casa. Allora la tristezza del pensiero della casa veniva in quel modo lì, eccola. Cosa pensava la gente di voi partigiani? Subito si guardavano di malocchio, perché la propaganda che c'era in montagna ci dicevano che eravamo dei banditi, invece no, non eravamo banditi, perché non rubavamo e neanche uccidevamo. E si viveva quello che passava il convento, diciamo così, no? Quello che aveva la casa a disposizione della gente della montagna. La gente vi aiutava? Senz'altro, dopo che avevano capito i motivi, perché noi eravamo in montagna, eravamo giovani, perché avevo 19 anni, e lì c'era anche delle mamme che avevano dei bambini anche loro, allora si trattavano bene, eccolo, quello che chiedevamo loro ce lo davano molto volentieri, dopo averci conosciuti i motivi perché eravamo su in montagna. Hai un episodio da raccontarmi? Beh, ce ne sono tanti degli episodi da raccontare. Il più che mi è rimasto colpito, che ho visto cadere due miei amici, compagni di battaglia, a morire vicino a me. Così, tanto per dire, perché eravamo in battaglia, eravamo contro dei fascisti e dei tedeschi. I tedeschi erano furbi, mandavano avanti i fascisti prima, cioè mandavano avanti gli italiani, e noi le prime fucilate che sparavamo, le sparavamo in aria, tanto per timorirli, poi o loro o me, allora preferivo sparare contro loro, ecco tutto lì. La mia vicenda è così. Poi col tempo abbiamo imparato cosa vuole dire guerriglia, cosa vuole dire combattimento. E io ero giovane e mi affidavo sempre dai più anziani. C'era gente che aveva già fatto dei 4-5 anni militare e capivano cos'era. Allora per non... io ero inesperto. Non sapevo niente e vicino a loro imparavo cosa vuol dire sparare, cosa vuol dire battaglia, cosa vuol dire guerra contro dei fascisti e tedeschi. In che zona hai operato e a quale brigata appartenevi? Quelle zone sono tante le mie, perché quando sono andato in montagna ero nella zona attorno a Bardi, sul monte Barigazzo, per esempio, per dire un nome di un monte. Poi sono andato al rastrellamento di un grande rastrellamento estivo del mese di luglio, siccome noi non avevamo armi per tutti, allora chi era senza armi andava allo sbaraglio e siamo arrivati nel Piacentino, per la precisione a Ferriere. A Ferriere lì c'era il comando della 59esima Brigata Garibaldi, si chiamava Brigata Garibaldi Caio. Delle divisioni Cichero, era comandata da un nativo di Istria, di Pola, e il suo nome di battaglia si chiamava Istriano. E l'operazione lì abbiamo fatto alcuni combattimenti per occupare le caserme delle Brigate Nere che erano in varie zone del Piacentino, per esempio cominciamo con Farini d'Olmo, nella Valnore, Farini d'Olmo, poi c'era Betola e fino a Ponte dell'Olio.
Dopo, lì, un altro arrestamento, siamo ritornati ancora dalle vecchie posizioni, a Ferriere, e lì ci siamo sparsi e siamo arrivati ancora in provincia di Genova. Ci siamo campati nel passo della Scofera, nel genovese, e lì è successo che un mio caro amico, Barofini Arsenio si chiamava, e il nome di battaglia era battagliero. È venuto un combattimento e è stato colpito vicino a me. E lì mi è rimasto un po' sorpreso, vedendo del sangue così correre da un ragazzo della mia età. E lì mi sono molto emozionato, e quando lo racconto mi emoziono ancora. La mia vita da partigiano era quella lì. Dopo siamo ritornati ancora con gli amici, alcuni amici di Salso, che c'erano, posso dire anche i nomi, c'era Pisani, c'era Agnetti, c'era Riccardi, c'era Magri, c'era Bugelli, c'era Orsi, ce n'erano tanti ancora, adesso non ricordo bene i nomi. E lì siamo ritornati ancora nel Parmense. E nel Parmense siamo andati con la 31ª Brigata Garibaldi. E lì sono rimasto fino alla fine della guerra. Sei soddisfatta? Sono finita.